Ciao, sono Valentina di Forum Salute. Come stai? Ecco qualche veloce e semplice consiglio per farti sentire un po' meglio. Oggi voglio darti qualche piccolo consiglio contro la cistite, soprattutto se la combatti, ma questa poco dopo ricompare con tutti i suoi sintomi fastidiosi. Vediamo un po'. La cistite è un'infiammazione acuta o cronica della vescica urinaria, causata in genere da batteri che riguarda soprattutto le donne. Il principale responsabile, nel 70-95% dei casi, è l'Escherichia coli. I batteri che la provocano sono per lo più di origine intestinale. La cistite si manifesta con stimolo frequente a urinare, bruciore durante la menzione, sensazione di incompleto svuotamento della vescica, a volte tracce di sangue nelle urine, tensione e dolore nel basso ventre. Puoi avvertire delle fitte anche al pube e alla zona lombare della colonna vertebrale. Si può parlare di cistite ricorrente quando si hanno 3 episodi nel corso degli ultimi 12 mesi o 2 episodi negli ultimi 6 mesi. Solitamente l'infezione non è pericolosa, ma può diventarlo se non la curi bene, perché può estendersi anche alle altre vie urinarie, ureteri e reni. Le terapie tradizionali della cistite sono a base di antibiotici. Esistono anche delle terapie alternative molto efficaci, come ad esempio il cranberry o mirtillo rosso, che impedisce ai batteri di aggrapparsi alle pareti della vescica. In pratica è come se formasse uno scudo interno protettivo. Puoi assumere il cranberry sia contro l'infezione in fase acuta, sia a scopo preventivo per periodi anche lunghi. Per prevenirla devi cercare di bere molta acqua, mantenere la regolarità intestinale, non trattenere l'urina per oltre 3 ore, non indossare indumenti troppo stretti, fare sempre pipì dopo un rapporto sessuale. Se sei predisposta, i rapporti sessuali possono traumatizzare la tua uretra e favorire la risalita dei germi. Per quanto riguarda l'alimentazione, limita il consumo di cibi acidificanti che irritano le mucose della vescica, tra questi pomodori, caffè, formaggi fermentati, cioccolato, alcol e salumi. Tra i cibi sì invece riso, uova, pesce, cereali integrali ricchi di fibre e frutti rossi come i mirtilli. Prova a seguire questi consigli, spero possano aiutarti a sentirti meglio. Ciao!